Basta sistemare un po' le strade, un po' le scuole, un po' gli ospedali. Io sono stufo di trovare ragazzi. Poi io devo far vedere quello che mi hanno fatto a me, mi hanno distrutto la vita all'ospedale di Motica. Signor Salvini, mi hanno fatto morire mia figlia per non fare un cesario. Mi hanno fatto morire 16 mesi fa e ancora sto, questo lo devo, sono le fotocopie, se le devo portare lei, mi deve fare qualcosa per me, perché a me mi hanno distrutto la vita, l'unica figlia che avevo, e me l'hanno fatta morire per non fare un cesario all'ospedale di Modica. E i dottori sono ancora là che lavorano tranquilli e beati, c'è la magistratura, ci sono tre dottori indagati, dottor e a tutto qua, questo se lo devo portare lei, mi deve fare questo favore, mi deve aiutare, perché sennò io farò qualcosa io se non mi aiuta lei. No, basta. Cerchiamo. Mi hanno distrutto la vita, signor Salvini. Di fronte a queste cose non. Mi hanno lasciato una bambina, mia figlia mi ha lasciato una bambina di 6 anni. Che mi cerca tutti i giorni la mamma. Dove gliela vado a prendere la mamma per non fare un cesario? Il bambino è 4,6 kg, me l'hanno fatto partorire normale, gli è venuta l'emorragia, dovevano fare l'intervento dentro mezz'ora, l'hanno fatto dopo 3 ore e mezza, me l'hanno fatto morire con l'emorragia, signor Salvini. Io quello che chiedo è che io sono stato punito e loro sono tranquilli là all'ospedale, devo fare qualcosa, non si può. Aiutato la concetta, aiuterà sicuramente. A me mi hanno distrutto la vita. Va bene. E poi...